alla Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura. Oggi ci occupiamo in particolare di letteratura, quindi non di mostre d'arte come facciamo solitamente. Oggi parliamo di due libri, tra l'altro, intitolati, li vedete qui davanti, Gardelaine e La pioggia è finita, scritti dall'autrice Serena Campi, che è qui con noi. La voglio ringraziare per essere venuta a parlarci. Grazie a voi per essere qui. E ringrazio anche per essere qui l'editore, è venuto a trovarci anche lui, cosa rarissima, perché i editori mai vanno a trovare. Ma lei sta facendo Buonasera. Pietro Cimino, titolare della casa editrice Nova S1, appunto, che ha pubblicato le due opere. Tra poco parleremo appunto con i nostri due ospiti. Prima vorrei un attimo però anche ricordare che le due copertine dei romanzi sono state realizzate dalla mano di una bravissima e rinomata artista bolognese, Emilia Maria Chiara Petri, che oggi purtroppo non è potuta essere presente con noi per parlarci lei stessa appunto di questo suo lavoro artistico, soprattutto per le tecniche che ha utilizzato di elaborazione appunto di queste copertine da fotografie dell'epoca. Quindi, per quanto riguarda il primo volume, Gardelaine ha utilizzato una fotografia appunto autentica del Novecento, dei primi del Novecento. L'altra copertina, che è appunto per illustrare La pioggia è finita, è tratta ed elaborata da una foto degli anni 40 invece, in cui compare sempre la protagonista di entrambi i due libri, cioè Irma, che era soprannominata Gardelaine in dialetto bolognese. Perché? Perché cantava con una voce soave come quella di un cardellino nel suo quartiere dove è nata e cresciuta, di cui ci parlerà adesso l'autrice, nella zona del Pretello di Bologna. Allora, il volume La pioggia è finita costituisce la continuazione della saga di Irma e delle sue vicende familiari. Ecco, quindi, guardando le copertine e il titolo in dialetto, capiamo subito che questi romanzi sono ambientati nella Bologna tra le due guerre mondiali, quindi non parliamo soltanto di un racconto di fantasia, quindi non è solo la vita della protagonista che noi andiamo a raccontare, ma raccontiamo la storia vera di Bologna di quell'epoca. Quindi sono veri tutti i racconti dei personaggi che ritroviamo nei due libri, alcuni dei quali addirittura, oltre che essere realmente vissuti, erano anche famosi a quel tempo, come ad esempio il campione italiano di lotta greco-romana Mario Gruppioni, che dopo vedremo anche qualche fotografia sua dell'epoca, che all'inizio del Novecento era un notissimo e acclamatissimo atleta appunto nel capoluogo emiliano. Però nella sua vita privata era un personaggio un po' ambivalente, insomma, e quindi diciamo, ce lo racconterà appunto la nostra autrice, perché è una figura proprio particolare, insomma, nella Bologna di quei tempi, insomma. Allora, tra un attimo chiederemo appunto a Serena e al suo editore di entrare nel vivo del romanzo. Ora vi richiedo ancora solo due secondi per poter concludere, ricordando che Serena Campi nella vita svolge l'attività di insegnante alle scuole superiori, ma è stata la sua passione per la letteratura e anche per la scrittura, in particolare la scrittura narrativa, che l'ha portata appunto a scrivere questa saga bolognese, che ha anche molti risvolti e collegamenti proprio con quella che è una realtà vera in chiave, trasportata nei libri in chiave romanzata. Posso permettermi di dire così? Sì, è così. Quindi, tra l'altro, appunto, questa idea è stata anche brillantemente accolta dal scrittore Pietro Cimino, che li ha subito, dopo averli letti, li ha subito pubblicati con la sua casa editrice, la Nuova S1. E vorrei anche dire che Pietro Cimino, insieme a suo figlio Lorenzo, sono esperti del settore editoriale umanistico e culturale. Infatti, le edizioni Nuova S1 nel 2024, quindi quest'anno, compiono 20 anni. Quindi, facciamo anche i nostri complimenti per la vostra attività. E attualmente contano 140 pubblicazioni distribuite in 6 collane che spaziano dalla narrativa alla poesia, dai saggi storici all'archeologia, dalla manualistica al fumetto. Tra l'altro voglio anche far presente che un punto di forza della casa editrice è la collana di manuali che riguardano la realizzazione artistica del merletto e del ricamo, che è addirittura distribuita in tutto il mondo in ben 30 diverse nazioni. Quindi siamo davvero a 360 gradi nell'ambito umanistico e artistico, insomma. Quindi vorrei proprio subito partire facendo la prima domanda all'editore e chiedergli una cosa un po' particolare.
siccome sappiamo che oggi come oggi ci sia la possibilità con le autopubblicazioni di pubblicarsi i libri, no? Anche autonomamente, però le case editrici, quelle accreditate, continuano a selezionare, forse lo fanno ancora più di prima, con una minuzia puntigliosa, insomma, quelle che sono le opere da pubblicare. E allora io le chiedo, che cosa l'ha convinta, cosa che l'ha spinta, l'ha portata a dire sì, voglio pubblicare questi due libri? Era un'epoca, perché sto parlando di 7 anni fa, quando è nato il primo volume, Garlaine, ormai sono 7 anni o 6. Non ancora, 6 anni. In cui veramente la narrativa non andava assolutamente, cioè non si vendeva pochissimo, quindi era veramente... E io ricevevo tante proposte e a tutte mi scoraggiavo, dicevo, ma anche se erano belli, le leggevo, normalmente leggevo tutte le proposte che mi arrivavano, ma la collana di narrativa era praticamente quasi ferma, proprio perché per la difficoltà della distribuzione. La nostra casa editrice è piccolissima, ha una distribuzione nazionale, ma poi in realtà senza promozione i libri entrano nelle librerie e poi tornano indietro, perché le librerie le tengono una settimana o due e poi le rimandano, se, o le vendono o le rimandano indietro. E quindi... Lucia, ti interrompo, io sono contenta perché pur avendo 6 anni abbondanti, entrambi i libri, anche se il secondo è più recente, sono ancora in libreria. E per me e per te... Questa è una bella soddisfazione. Ho creduto in questo libro quando l'ho letto, perché mi è piaciuto molto, non mi staccavo, perché ogni capitolo di questo libro avevi voglia di leggere il capitolo successivo, non si fa fatica a fermarsi. Allora ci ho passato un weekend proprio full time e l'ho letto tutto, e alla fine ho telefonato a lei e ho detto guarda, mi è piaciuto molto. Non, in un primo tempo l'avevo detto, non avevo proprio tolto quasi ogni speranza. No, non è vero, ma non è andata così. A me sembra di sì. Allora forse ho detto, sono stato possibilista, però guarda, dentro di me avevo pensato, no. Allora, adesso io vi aggiungo una cosa. Ci sentiamo per mail, perché cercavo un editore, ma non sapevo ovviamente se sarebbe andata bene. E lui dice, sì, me lo porti pure, col tono di uno che dice, beh, tanto, che vuole uno dei tanti. E allora io vado, segnalo l'appuntamento, suono dalla casa editrice, e lui già si era dimenticato dell'appuntamento. Ma chi è? Ma cosa vuole? Veramente, io avrei il mio librino da portare. Beh, penso che fosse lì che nella tua mente tu pensavi. Io non l'avevo letto, ero molto scettico. Beh, è chiaro. Poi ho letto e devo dire, l'ho tenuta, ha questa capacità di non... Si fa fatica a interrompere, perché finisce il capitolo sempre che hai una curiosità di capire cosa sta per fare. Beh, fatta apposta, perché così... Ha una tecnica soprattutto, devo dire che Serena è una grande lettrice, soprattutto se non sbaglio, quindi... si è ispirata agli scrittori che ama di più, come di Webupas, e quindi ha uno stile che insomma, piace, perché è chiaro, coinvolge, non è difficile di lettura, parla un po', mi scrive come parla, però sono... questo è il motivo per averlo pubblicato. E grazie per averlo fatto. Bene, bene, allora a questo punto io, dopo la risposta che abbiamo avuto molto esauriente e che confermo perché li devo dire anch'io entrambi, e quindi devo dire che sono d'accordissimo al 100%, e vorrei a questo punto entrare un po' nella dinamica del libro e chiedere appunto all'autrice se ci può descrivere un pochino l'ambientazione, cioè l'ambiente in cui entrambi questi due romanzi sono stati inseriti e in cui lei appunto ha raccontato e ha descritto i suoi personaggi. Sì, bene. E allora, ovviamente siamo a Bologna, perché io sono bolognese e questa è una storia vera e quindi narrata in famiglia. E penso che ognuno di noi abbia in famiglia qualcuno che ci narra delle storie e che noi ascoltiamo magari a un pranzo, a Natale, così, no? E diciamo, questa bisognerebbe scriverla. Penso che sia così per ogni famiglia. E io ho ascoltato sempre i racconti di mia nonna, che è la protagonista di fatto dei libri, che è vissuta e nata insomma nel 1908, quindi parliamo degli anni del Novecento. E quindi io quando ho cominciato a scrivere, non sapevo neanche che avrei scritto un romanzo, ho cominciato a scrivere in realtà per lasciare a mio figlio l'eredità dei racconti di famiglia. E mio figlio era un po' piccoletto, adesso lo vedete lì, quel ragazzo lì, è passato un po' di tempo.
perché volevo che il passato, la storia della mia famiglia, ma anche della nostra città, non andasse perduta per quello che era. Io amo molto la nostra città, le nostre tradizioni, i quartieri, diciamo, più folcloristici e più rappresentativi della città. Uno di questi è sicuramente il Pratello, non forse nei giorni di oggi, ma ai primi del Novecento sì, era uno dei quartieri più controversi, ed è lì che nasce la mia protagonista, che cresce, e quindi è un romanzo di formazione, ma è anche un romanzo in cui la città stessa, cioè Bologna, diventa protagonista del romanzo in entrambi i libri. E le strade così vive, crude, piene di persone contrastanti come il Pratello, Santa Croce, Pietralata, trasformano anche il carattere delle protagoniste, perché sei quello che è il tuo ambiente in qualche modo. E lì, nel Pratello, come dire, esistevano e coesistevano famiglie rispettabili e famiglie non rispettabili, perché è la realtà più bassa della città. Quindi i due romanzi si sviluppano a partire dal Pratello e toccano Gardelaine, il primo, anni secondo me molto affascinanti, che io volevo ricreare perché per me sono molto belli, gli anni fra le due guerre mondiali. Quindi la prima guerra mondiale, la protagonista è molto giovane, molto piccola. Poi c'è l'influenza di spagnola, che è stata molto invasiva per tutto il periodo, ma sono anche gli anni del Liberty, del Charleston, della moda che cambia e che, come dire, libera le donne dai vestiti tutti ingessati, cominciano i vestiti col Charleston, le virgole, gli occhi bistrati di nero, il rossetto. Quindi un cambiamento anche dell'universo femminile che la protagonista sente molto. Io volevo anche rendere la realtà delle donne, come stavano in quegli anni rispetto ad oggi, delle mogli, delle figlie, di questo. Quindi ecco che Bologna riassume un po' tutto ciò che è quella sensazione, quei sentimenti di quel periodo lì. Arriviamo alla seconda guerra mondiale, e lì il primo romanzo si interrompe proprio col primo bombardamento che ci fu su Bologna in luglio del 43. Si interrompe con un finale aperto. Io mi sono divertita a lasciare il finale aperto, e non si sa se lo leggerete mai cosa ne è dei personaggi, per cui uno rimane lì così. E allora è successo che molti lettori mi hanno scritto, o hanno scritto all'editore, o a me, o insomma in qualche modo, ma come? Ma allora il protagonista, la protagonista, che succederà? E quindi io avevo ancora qualcosa da dire, e così ecco qua il secondo, che è ambientato negli anni della guerra mondiale, la seconda, però sono stata ben attenta a non fare un romanzo di guerra, perché sennò sarebbe stato un po' pesantello. E quindi siamo sempre a Bologna, siamo nel Pratello, ma c'è anche una parte fuori città, perché molti sfollavano via, no? Quindi se ne andavano nelle campagne, e cambia un po' il narratore. Se nel primo libro la protagonista assoluta, la narratrice, è Irma, la ragazzina che cresce, e quindi seguiamo le sue gesta, nel secondo lei c'è, ma la sua vita è un po' più matura, e vediamo il periodo della guerra attraverso gli occhi molto più cristallini e più innocenti di un ragazzino di 12-13 anni, che è il figlio della protagonista. E quindi dentro a questa guerra, che è la storia con la S maiuscola, ci sono le storie, le storielline di tutti noi, della gente qualsiasi, anche ironiche, perché si poteva ancora sorridere anche durante la guerra, anche sperare, anche amare, anche avere comunque un po' di leggerezza. E quindi questo secondo libro è sempre il nostro Pratello, la nostra Bologna, la nostra periferia, durante un periodo difficile, ma anche leggero. E quindi, allora, per quanto riguarda invece le tematiche, visto che adesso abbiamo avuto una presentazione un po' generale delle ambientazioni, coinvolgente, però certo, assolutamente, grazie. Assolutamente.
Quindi addentrandoci proprio perché ci stiamo incuriosendo proprio all'interno delle tematiche dei due libri, ci racconti un pochino per quel poco che puoi fare, perché sicuramente se raccontiamo tutto il libro dopo perdiamo la curiosità, però un po' la tematica di Gardlane, che cosa evidenzia in particolare con il primo libro e qual è poi invece la tematica del secondo, della pioggia finita. Allora, nel primo, nel Gardlane, c'è senz'altro il fatto di seguire la crescita della ragazzina, della bambina che poi diventa ragazza, poi donna e quindi anche la sua aspetto sentimentale. Qui e stanno vedendo loro questo. Stanno vedendo, certo. La bimba è la protagonista e la centrale. A proposito della Petri, che è l'illustratrice, mi sono quasi commossa, vi devo dire, nel momento in cui ho visto il suo concetto e il suo disegno. Perché quella lì è la mia nonna, io così non l'ho mai vista, naturalmente la vedevo da adulta, però è riuscita a mettere dentro a questo è un segnalibro, ma è la copertina, la stessa vita che c'era dentro quegli occhi lì. Io la ringrazierò per sempre questa illustratrice, perché mi ha permesso di lasciare la mia nonna adorata, perché le ho voluto un gran bene, cristallizzata lì su questi libri, quindi sono molto contenta di questo. Tornando alle tematiche, un po' le avevo anticipate prima, il ruolo femminile all'interno di una società molto maschile, le speranze e i desideri di due giovani ragazze, perché sono due le sorelle e due protagoniste che avranno due vite diverse perché conosceranno due amori completamente diversi. Il folklore della strada in cui crescono, Santa Croce, Pietralata, fratello, in cui, vi faccio un piccolo esempio, lo cito tutte le volte che faccio una presentazione, ormai all'editore esce dagli occhi, però pazienza. Allora lì nel fratello si dava un soprannome a tutti quelli che ci abitavano, e ci abitavano ladri, signorine che facevano la vita di notte, gente di tutti i tipi, no? Ok, le donne quasi tutte avevano dei gran figli e nessun marito, ok? Il lavoro c'è, non c'è, boh, si mangia se ce n'è, si parla sempre dialetto, quel bel dialetto proprio del centro con le vocali rotonde che piace a me moltissimo. Che mi sembra che con una parola si dica tutto, no? Quello che ha detto. Ecco, quello lì, e allora lì ci abitava un certo Aldo dentro il fratello, e Aldo era squattrinato, non aveva voglia di far niente, e allora si era inventato che per professione lui faceva all'eder, cioè il ladro, ok? E quindi lì del fratello lo sapevano tutti, che faceva il ladro, però nessuno lo denunciava, perché vigeva la regola che non denunci il tuo vicino, assolutamente. C'era una sorta di omertà e di protezione in questa strada. Quindi Aldo, che ogni giorno si alzava, andava in via Rizzoli e andava a fare i catuen. Il fare i catuen voleva dire trovare i portafogli dei signori che passavano per Rizzoli, però solo dei signori, cioè lui non rubava il Santa Croce del fratello ai suoi, perché ovviamente no. E quando tornava a casa la sera, questo Aldo aveva due, tre portafogli in tasca, e la gente di Santa Croce e del fratello gli diceva: oh Aldo, allora come andrei in curva? Bene, hai fatto questo, e faceva vedere cosa aveva. Ma questi sono racconti veri. Mia nonna me li diceva, io mi ricordo che ascoltavo, non capivo niente perché ero una bambina, però mi sono entrati dentro e ho detto: ma che razza di mondo era questo qui? Mi piaceva metterlo dentro un libro. Oppure un altro personaggio era la dirimpettaia di Gardlane, che era una bimba, che faceva la vita di notte in uno dei casini di San Marcellino, vicino lì. Era bella, una ragazza giovanissima, con una pelle fantastica, da sembrare una bambolina di porcellana, e lei di giorno dormiva e tutti i bambini di Santa Croce dovevano star zitti vicino alla sua porta, perché la gente diceva: Brisa fa della confusione, perché c'è la Desdemona, si chiamava Desdemona questa qui, Cladorum, spero di aver detto bene. Quindi tutti rispettavano il fatto che lei, poverina, si stancava tanto di notte che di giorno doveva dormire. Insomma, questo è un po' l'ambiente. Le tematiche che vengono affrontate nei due libri. Allora, invece, nel secondo è chiaramente una realtà più cruda, perché qui abbiamo la Seconda Guerra Mondiale in pieno svolgimento. Il libro parte dal 43
tre, esattamente da dove si interrompe l'altro, così uno quando ha letto quell'altro apre il nuovo e dice: oh, adesso ritrovo, so finalmente cosa succede. Esatto. E finisce con il giorno della liberazione di Bologna, quindi nel 45. E ecco, qui appunto c'è una maturità maggiore nei protagonisti, anche una, come dire, un dolore che si portano dietro tutti quelli che hanno vissuto la guerra, e ci sono tutte le grichinate che comunque riesce a mettere in atto il figlio della protagonista, che sdrammatizzano, che ci fanno sorridere, che ci fanno anche venire voglia di dire: vabbè, dai, ok, ce la possiamo fare, anche se c'è la guerra, questa è una vita che pulsa verso la fine di questa guerra. E questa è la tematica essenziale, come si possa ancora sperare anche in un momento critico. Sì, visto che in questo momento specifico non è che siamo tanto lontani da questi argomenti, e quindi anche sicuramente è positivo parlare di queste epoche passate, anche perché magari ci aiutano a ricordare quello che è stato e magari anche a evitare dei possibili futuri errori, visto che siamo in un clima che non è proprio simpatico in questo periodo. Comunque, chiudiamo questa parentesi. E allora mi viene da chiederti anche questo, visto che abbiamo letto il libro, adesso sto approfittando per le domande. E per quanto riguarda invece, diciamo, il mondo dei sentimenti di questi due, di questi personaggi donne, perché a me ha colpito molto Irma, ma mi ha colpito anche la sorella, no? Perché viaggiano un po', l'abbiamo detto, a Inverbena, un po' di pari passo. Particolarmente Carmen ha questo rapporto particolare, avevamo prima citato il famoso gruppione, no? Adesso ve lo racconto. Esatto, quindi se ci vuoi un pochino raccontare anche questo discorso dei sentimenti, perché poi comunque a quell'epoca venivano vissuti anche in una maniera un po' diversa rispetto a come li viviamo oggi, no? Quindi in un ambito di guerra così, però anche i sentimenti hanno il loro posto, anche se vengono vissuti concettualmente con delle caratteristiche che sono molto diverse da come lo concepiamo oggi, no? Sì, assolutamente. Beh, in entrambi i libri ci sono delle storie d'amore, ovviamente, non potevo lasciare solo con la guerra o col fratello, ci vuole anche la storia d'amore. Allora, in Garblet ce ne sono due, perché due sono le protagoniste, quindi loro hanno l'incontro con due persone che cambieranno loro la vita, due uomini. E Irma, che è il Gardelain, la protagonista principale, ha forse un incontro più normale, diciamo che è una storia d'amore che nasce, l'amore dei 20 anni, l'abbiamo provato tutti, che va oltre qualsiasi ragione, però la sua storia d'amore sarà contrastata da uno scandalo che al tempo era uno scandalo e oggi nessuno se ne frega più, lo scoprirete se lo leggerete. Però a lei causa molto dolore, perché la suocera, la futura suocera, non l'accetta. Insomma, ci sono una serie di tematiche che a me mi è piaciuto anche mettere in evidenza, perché noi donne oggi siamo libere di fare quello che vogliamo e quando vogliamo, al tempo invece no. Cioè, soprattutto lei non ha più il padre, che vuol dire, non ha tanto denaro, e vuol dire, e quindi dipende esclusivamente dall'eventuale marito in tutto. Una piccola cosa: quando sarà sposata, il marito, che pure le vuole bene, la ama, era mio nonno, io so che storia è stata, da loro sono stati insieme fino ai 95 anni, quindi, però le lasciava i soldi ogni giorno per fare la spesa sul tavolo, quindi quella era la cifra, quella lei poteva avere. Allora io, donna di oggi, cioè, non esiste, no, sta cosa, voglio guadagnare io, voglio essere indipendente. Al tempo no. E io, cioè, analizzo questo aspetto di tacere di fronte ad un uomo che magari arriva a casa nervoso e vorrebbe, e bisogna star zitti, e la tavola deve essere apparecchiata, è meglio se le cose ridano dritte. Insomma, un rapporto, come forse parecchi di noi possono anche conoscere, in cui non c'è la parità. Vabbè, questa però è la storia di Irma, ma c'è questo scandalo in mezzo, quindi prima di arrivare al marito ce n'è uno. Carmen invece, che è più ribelle, che ha un carattere più spigoloso, più duro, e che non si adatta a, come dire, a subire più di tanto,
anche lei però si innamorerà di uno molto affascinante, un giovane che al momento in cui lei lo incontra è uno sconosciuto, è un garzone di fornaio, quindi niente alla fine in quel tempo, però lui è ambizioso, vuole conquistare la fama grazie al suo talento nello sport, perché è un atleta che al tempo era molto molto quotato con lo sport che faceva lui, che era la lotta greco-romana per la palestra sempre avanti, che esiste ancora. Bene, lui era di una bellezza pazzesca, ok? Però queste donne gli cascano i piedi, un sacco di corna comincia a fare alla povera moglie, e la moglie però non ci sta, quindi fanno delle zuffe terribili, pazzesche. Io ho ancora, lo tengo con cura, un documento che poi loro si separeranno, quindi al tempo una separazione già anche controversa. Ho ancora il documento tutto rovinato, forse ci ha pianto sopra anche la Carmen probabilmente, in cui c'è la descrizione delle azioni che portano alla separazione tra i due, e lo tengo come documento storico. Bene, questo nel primo libro. Nel secondo libro si segue il corso della storia d'amore di Irma, che appunto prende una piega più matura, e la storia d'amore di Carmen, perché un colpo di scena ci sarà anche per lei e per Gruppioni, non ve lo svelo naturalmente, ma nel secondo libro potrebbe anche entrare in gioco qualcun altro, quindi vedete, insomma. La cosa particolare che colpisce è proprio questo fatto che queste donne, per mantenere l'equilibrio familiare anche col marito, perché c'è proprio la differenza tra Gruppioni e il marito di Irma, e che invece è una brava, cioè sì, Gruppioni è una brava persona, però con le donne non tratta per niente bene la moglie. Il marito invece è il barbiere della Galleria Quaderni, quindi lui frequentava la creme della creme di Bologna, perché il barbiere sotto la Galleria Quaderni c'erano i migliori negozi, c'erano insomma. E quindi diciamo, era anche un uomo, non solo da quello che si legge, era un uomo anche molto rispettoso della moglie. Sì, assolutamente. Nonostante tutto, queste donne dovevano ubbidire. Oggi come oggi un marito così, uno lo caccerebbe a calci, invece all'epoca era considerato un buon partito, un bravo marito, sì, cosa, sì. Quindi fa effetto pensare alla differenza, perché non sono poi passati così tanti anni, diciamoci la verità, sono passati anni, decenni, però non è con tanto indietro nel tempo, siamo al secolo scorso, però, millenni, no? Però abbiamo ampliato le nostre possibilità recentemente, secondo me. Certo. Allora Serena, ti chiederei questo: qui abbiamo una fotografia della Beverara, perché ci fa vedere come era il territorio della Beverara all'epoca, oggi penso tutti lo conosciate, in piena città, ma era il luogo dove viveva, da cui proveniva Gruppioni. Sì. E allora a proposito di questi cambiamenti ti farei proprio questa domanda: tu come sei riuscita ad avere tutto questo materiale, anche materiale documentale, perché qui sono racconti, certo, sono racconti di vita, sono testimoni, ma c'è anche parecchio materiale documentale, no? Ripreso dalla storia del Reale di Bologna, e leggendo il libro si vedrà, sì, perché si parla appunto della vita della città, insomma, in quegli anni. Dove, cioè, è stato un lavoro faticoso, si parla di alcune pasticcerie, ad esempio, sì, sì, no? Che esistono ancora in San Tusalia. È vero, io non ci penso, però in effetti, allora, la Carmen lavora alla pasticceria La Viola, l'avrete sentita, immagino. Lei lavorava come incartatrice di caramelle, pensate, a 5 lire la settimana, incartavano le caramelle. Invece Irma troverà lavoro, e questo sarà l'inizio della sua crescita, diciamo, anche emotiva, ma anche le sue possibilità, che per quel tempo era così, lei non aveva nulla, prima era una bambinetta, una ragazzina in cerca di qualcosa. Le capita la fortuna di essere assunta da un famoso parrucchiere di Bologna, che però in quel momento individua qual è l'asso da giocare per diventare celeberrimo, e è Flavio Atelier. Forse non ve lo ricorderete, neanche sapete che cos'è. Era un parrucchiere che stava in via Rizzoli e che fu il primo a portare a Bologna i capelli tagliati alla maschietta. Vi ricordate cosa sono i capelli tagliati alla maschietta? Quelle virgole così. Le donne avevano i capelli lunghi, tutti legati con lo chignon e così. Ma a Parigi
come dire, tagliarmi i capelli, e lui fu il primo a, siccome è andato a Parigi, a portarmi a Bologna e penso anche in Italia, io credo, sì. Questa moda che spopolò, e così lui diventò il primo parrucchiere della città, ma non si intende il parrucchiere come oggi, cioè divenne un salotto mondano. Tutte le signore bene, tutte le donne che contavano facevano gara a frequentare questo salotto in cui si decretava chi era la protagonista della stagione della moda di quel tempo, come dovevano essere portati i capelli, si diceva questa no, questa sì, va bene, non va bene, quindi lavorare per Flavio Atelier mette la protagonista innanzitutto in una condizione estetica estremamente innovativa rispetto al resto delle donne, perché lei verrà scelta come modella per sperimentare questo primo taglio. Inoltre si tucca, cioè le donne del fratello di Santa Croce, della strada, così, non si truccavano, dalla faccia lavata, lo scrivo nel libro, con i segni del tempo come schiaffi sopra, mentre lei aveva il rossetto portato da Parigi, la cipria, mi ricordo anche come si chiama, Coty e Caron, le due marche di cipria del tempo, gli occhi con la matita nera, una polverina azzurra che azzurrava l'occhio, cioè tutto questo mi è stato raccontato, ecco, come hai fatto a documentarti? Mi è stato raccontato, cioè io non ho dovuto ricercare nulla. Mia nonna aveva una capacità di memoria, di memorizzazione pazzesca, e lei raccontava mentre noi, non so, io giocavo con le Barbie, lì ero piccola, e magari si chiacchierava, e lei raccontava questi fatti, così, li faceva cadere dall'alto come perle, e tutti scollegati, raccontava di Flavio, raccontava di Grumpioni, tutta questa gente. E per me hanno avuto sempre un fascino incredibile, perché questa è una Bologna che noi non conosciamo. La sorella Carmen diventa indossatrice, modella per la sartoria Boscaroli. Qualcuno lo sa, l'ha mai sentita dire? No. È stata una sartoria che ha vestito le donne più eleganti del regno, parliamo di regno ancora, in quegli anni lì, negli anni 30-35. Ma forse anche fino al 40, poi è stata sostituita dopo sorelle Fontana, eccetera, però fu proprio famosissima. Quindi ecco, attraverso questi racconti e qualche documento che ancora io ho, appunto documento storico, io sono andata a ricostruire questa vita di questa Bologna, l'atmosfera proprio, per poter toccare con mano l'atmosfera e poter forse addentrare nell'atmosfera leggendo, ci sei riuscita, quando si legge si entra proprio nell'atmosfera del tempo. E nel secondo La pioggia è finita, anche in questo caso sono invece i racconti, adesso mio zio è venuto a mancare purtroppo proprio appena prima che il libro fosse pubblicato, mi è dispiaciuto molto che il secondo, che La pioggia è finita, fosse pubblicato, invece sono i suoi racconti, anche lui aveva una memoria meravigliosa, e quindi anche lì, non so, per dire, il momento della bomba del cavaticcio o altre situazioni molto più leggere, molto più carine, per esempio come giocare a soldatini tra bambini, mi raccontava quali erano i soldatini e l'Astolin, addirittura sì, la marca, vero, e niente, tutto questo, tutto quello che accade, tutta la documentazione storica è frutto della memoria, che per me è molto importante, la memoria nostra, di ognuno di noi, che diventa storica. Assolutamente, anche qui abbiamo reperito delle fotografie, ad esempio prima parlavi delle profumerie, dei parrucchieri, eccetera, siamo proprio all'inizio del Novecento, in via Rizzoli, ed è proprio dove si erano situate questi negozi, insomma, dell'epoca. E allora mi viene da chiedere, adesso abbiamo già parlato di Irma, abbiamo parlato del rapporto con la sorella, eccetera, eccetera, dei relativi mariti e la vita, che diciamo, per concludere un po', mi verrebbe da chiederci questo: a livello invece di personaggio, perché leggendo la seconda parte, sì, Irma è la protagonista effettivamente anche della seconda parte, però in un certo senso c'è un personaggio, come si avevi già accennato all'inizio, che prende molto, molto spazio, no? E diventa quasi un co-protagonista, sì. Ecco.
E di questa seconda parte, ce ne vuoi parlare? È anche molto curioso, quali sono degli episodi anche per quella da ricordare? Sì, il personaggio è il figlio, è il figlio di 12 anni. Io ci tenevo veramente a rendere la guerra mondiale più leggera, perché non volevo che fosse un romanzo triste o in cui accadono fatti irreparabili, quelli li conosciamo già tutti, ma i fatti della famiglia sono fatti in cui in qualche modo loro sono riusciti a sopravvivere, come poi molti dei nostri familiari, anche attraverso una guerra. E gli occhi di Renzo, che è il protagonista del secondo libro, sono proprio gli occhi innocenti di un ragazzino che è capace di giocare anche dentro la guerra. Un esempio è questo, questo ragazzino. Esatto. Lui si trova sfollato a 100. E cosa fa? Lì arriva a un certo punto che loro vivono in questo casolare dove c'è un'aia davanti e vengono ad accamparsi davanti alla loro casa proprio i soldati tedeschi, quindi un gruppo di notevole, con il comandante, con tutte le camionette, con tutto. Allora c'era chiaramente un po' di timore, ma anche una convivenza in qualche modo forzata. Ma Renzo doveva giocare, perché ho 12 anni e bisogna giocare anche a quell'età lì. Solo che per giocare lui non è tanto capace di comprendere che certe azioni hanno delle ripercussioni. E quindi cosa fa una volta? Va a rubare, un elmetto a un tedesco, perché voleva provare a metterselo in testa col suo amico e vedere che effetto faceva fare il tedesco. Solo che mo il tedesco se ne accorge che gli manca l'elmetto, solo che c'era il contadino, no? dell'aia, che aveva una mucca, e Renzo, che era un po' un discoletto, anche lì un giorno che si annoiava d'estate con un caldo, che tutti erano lì così mezzi rassopiti, non sapeva cosa fare, allora aveva cominciato a spingere pian piano la mucca dentro al letamaio, che era una specie di piscinona piena di letame. Sta mucca, poveretta, non ci voleva entrare dentro al letamaio, e lui per farsi passare sto tempo, e dai con sta mucca, quindi lo mette fino a qui nel letamaio. Quindi il contadino, figuriamoci. Allora, quando viene a mancare l'elmetto e il soldato tedesco va a chiedere, io in tedesco non so parlare, però insomma così, e bussa a tutte le porte dell'aia, il contadino lo manda direttamente dalla famiglia nostra. esatto, per cui sono tutti a tavola lì che mangiano, pum pum pum, si sente bussare ferocemente e aprono la porta terrorizzati, perché quando bussano i tedeschi non è che c'è tanto da scherzare. E c'è sto tedesco con una bomba mano in mano e dice: Helm, perché voleva il dietro sul metro, perché forse avrebbero fatto passare un brutto quarto d'ora anche a lui. Non vi dico come va a finire, questo era per farvi capire che in qualche modo si può giocare, si può essere bambini anche durante la guerra. Questa è una tematica che ricorre sempre, ricorre anche in un momento molto drammatico in cui Renzo e suo padre si troveranno a non sapere se arriveranno vivi dopo quel momento o sì, quindi non vi svelo qui cosa accadrà. E il romanzo si conclude il giorno della liberazione e con Renzo, sempre anche nei giorni precedenti, che mostra anche non solo un aspetto simpatico e piacevole che rallegra, ma anche l'aspetto di chi cerca di preoccuparsi per la propria famiglia, per procacciare il cibo proprio per la famiglia, perché non ce n'era da mangiare in quel periodo lì. Allora racconto questo piccolo episodio. Sì, questo è molto carino. Esatto. E allora c'era Piazza della Mercanzia, ok? In cui esatto, dove avete presente dove era il Pappagallo, il ristorante Pappagallo? Ecco, che adesso non c'è più. I locali storici di Bologna chiudono tutti. Bene, lì vicino c'era un fornaio che aveva un mulino, uno famoso al tempo, un mulino tamburi. Non so se esiste ancora, se così. Bene, al tempo il mulino tamburi aveva un gran negozio di forno e distribuiva il pane con la tessera non aria. Bisognava andare in fila a prendere il pane nero, duro, così e secco, però la gente si metteva a partire dalle torri, c'era una fila che arrivava fino lì dal Pappagallo.
Allora Renzo si mette in fila, dai, aspetta, finché finalmente arriva dentro al negozio di pane. E tutti che si spingono così per avere la sta pagnottina dura, e in casa si mangiava poco con la pagnottina dura e nera, però. E poi a un certo punto vede arrivare dal lato un omarino con una cesta, che va subito al bancone e dice: venga a prendere il pane di tamburi. Perfetto, passa la fila, nessuno lo ferma, la commessa s'abbassa, prende su delle pagnotte bianche. Cioè, al tempo della guerra le pagnotte bianche puoi uccidere per delle pagnotte bianche, quindi, e gliele mette tutte dentro la cesta, non paga, non mostra la tessera e via che va, e salta la fila. Allora Renzo dice: cavolo, aspetta bene, che forse posso provare anch'io a far così. E così il giorno dopo arriva dentro, non si mette in fila, salta tutti, arriva davanti alla commessa, una bella di quelle donelle bolognesi: Xavutcino, vengo a prendere il pane di tamburi. Lei lo guarda come dire: boh, non sei il solito pomarello, vabbè. E si china e prende su ste pagnotte bianche, gliele mette nel cesto, lui chiude e via che va, e torna a casa dalla mamma, che ha una fame boia anche la mamma, con queste pane bianco. Come va a finire? Non ve lo dico. Veramente simpatico. Non ve lo dico, perché lui ci torna diversi giorni dopo, però l'ultimo giorno si trova davanti un gerarca fascista così. Succede qualcosa. E la commessa che c'ha dei baffi, La commessa c'ha i baffi perché è una signora un po' mora, e allora... E quando lo prende su, perché lei vuole beccare, lui le dice: ma signora, ma lei c'ha tanti baffi. Va bene, questo è quanto. Sì, è veramente carino come episodio, però significativo, perché ti fa capire come venivano poi trattati anche i bambini. Sì. Se nonostante avessi fame non c'era tanta pietà. No. Infatti qui concludiamo con questa fotografia che abbiamo trovato, storica, dove troviamo appunto la funivia di Bologna, perché nacque la funivia nella zona appunto dopo il Meloncello, e fu inaugurata, visto che stiamo parlando di tessere lunari del periodo fascista, proprio da Ciano, il genero di Mussolini, e da Arpinati, che fu un gerarca che a Bologna ebbe anche un grande successo per un periodo. Poi successero anche molte cose particolari, e qui c'è proprio l'inaugurazione con la fotografia storica con questi due personaggi, quindi sappiate che la funivia di Bologna è stata inaugurata in periodo fascista dai fascisti. Questo è un discorso storico che può essere interessante sapere, e credo che lo sappiano un po'. Bene, allora, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità appunto da porre alla nostra autrice, oppure avete qualche ricordo anche il vostro di famiglia da morci, insomma, da raccontarci, e ancora qualche minutino lo possiamo dedicare. Non so se vi viene in mente qualcosa della storia di Bologna quando ci fu la guerra, eccetera. Nessuno di voi. Io ho una domanda soltanto. Io non sono indigeno, sono romano, però Gruppioni, che cognome è? Bolognese proprio? Secondo me sì. Perché c'è un ospedale abbastanza conosciuto, Gruppioni, e praticamente è di proprietà di una siciliana, moglie di... No, ma perché era il genero, io non la conosco. Ah, ecco. Il genero era bolognese, la Rupioni è morto giovanissimo, a 25 anni, l'ho conosciuto. Esatto, sì. E dopo, quando è morto, mi hanno intitolato questa ospedale, che era nata come una casa di riposo, poi è diventato proprio un ospedale. L'ospedale adesso è uno dei migliori da un certo punto di vista. Molto, molto votato. Sì. No? Vabbè, grazie. No, è una curiosità che ti dico. Adesso mi tufferò nell'ambiente bolognese perché lo conosco poco, con tutto che sono 60 anni che sono a Bologna. Sei qua. Bene, questa è una notizia che abbiamo appena. La mia nonna diceva che il bolognese del Pratello, dialetto bolognese, era tale solo quello parlato nel Pratello. C'era una specie di gara tra il bolognese del Pratello e quello del rione di Mascarella, mi sembra, Borgo San Pio. Sì, sì. E tutte e due si guardavano e c'era una gran rivalità tra questi due ambienti per il miglior, diciamo, dialetto bolognese. E anche nelle feste, così, insomma.
Prego, signora, prego. Vedo Petroniano, volevo dire, sono nata alla fine, del 45, la guerra era già finita fortunatamente, e mio padre era stato catturato da Tartarotti, non so se qualcuno ha sentito parlare, un gerarca fascista, perché il padre era tornato dalla Russia, l'aveva preso a badare dei partigiani, stava in un ospedale, i partigiani erano fuggiti e lui ha preso la colpa, è stato torturato, sono 40 giorni da Tartarotti. E mio padre era alto quasi 80 e è arrivato che era 30 kg. È sopravvissuto. Per fortuna è sopravvissuto, però. È sopravvissuto. Già alla marcia di ritorno dalla Russia, io non avevo neanche le scarpe, molte persone hanno tagliato le dita per il congelamento, la battaglia di Nikolaevskaya, lui se la ricordava tutti gli anni, e quando era quel periodo. E aveva l'incubo la notte, insomma, aveva fatto. E la mia nonna, anche lei, mi raccontava sempre tanti aneddoti, però nella campagna bolognese. E mi raccontava che loro sono sfollati in un tubo dell'acqua che era alto quasi come una persona, di cemento, 40 persone, ed è nato un bambino. Questo bambino. Erano 40 persone. Mia nonna ha salvato tutte queste persone perché c'erano le castagne e lei usciva, nonostante le galere, a cuocere le castagne in questa occasione. Quello che hanno passato. La fame è proprio. Sì, c'era anche il cuore. E un po' è raccontata la fame. Sì, è proprio. La ringrazio per questo intervento perché alla fine del libro La pioggia è finita io ho raccolto delle testimonianze vere che mi sono state, come la sua, attraverso Facebook. A volte si dice che Facebook, no, i social, no. Sono, ma invece a volte ti mettono in contatto con persone che non conosceresti mai e ho raccolto testimonianze come la sua, signora, di altre persone che non conosco, non so chi siano, che mi hanno raccontato episodi veramente accaduti. Come dicevo all'inizio, come ho aperto, ogni famiglia ha un episodio da dire, questo andrebbe scritto. E per me è molto prezioso e volevo che rimanesse testimonianza di questo, perché questa è la storia piccola, che non è la storia con la S maiuscola, l'ho già detto, ma è la storia vera, sì. Cioè quella della gente normale, che nei libri non la trovi, a scuola non te la insegnano, è quella che si è vissuta per arrivare fino ad oggi. I nostri ci hanno permesso di vivere qui oggi, perché hanno fatto e avuto quelle casualità, sono stato risparmiato io e non tu, perché? Cioè, tutta questa storia piccola per me è molto preziosa. E nella pioggia finita c'è la storia della mia famiglia, ma ci sono anche tante frange di storie vere che io ho romanzato, naturalmente, da cui ho tratto ispirazione. Io devo dire una cosa, sono molto fiero di essere parente dell'Emilia, innanzitutto. Quindi, ho visto con piacere che le foto sono identiche, sì, e poi dicevo, ma in che cosa la donna oggi è migliorata? Cioè, nel senso, se noi guardiamo tutte le epoche storiche, la donna ci rimette sempre. Ah, beh, questo è sicuro. Sempre. E allora, è vero che noi siamo più liberi, però non è del tutto vero, certo. Quindi, questo che dico io. Beh, al tempo, adesso se per caso lo legge, vedrà che veramente c'era molta più rigore nella possibilità di esprimersi. Per una piccola età, la famiglia di Carmen e di Irma non è ricca, no? Se sta nel fratello non è ricca. Allora non ce la fanno coi soldi e Carmen deve smettere di studiare e quindi va a lavorare. Lei era una delle più brave a scuola, quindi rimane male moltissimo, soffre di questo, ma è chiusa, lei è spigolosa, quindi non lo fa vedere. Cioè non si può studiare, devi dipendere, l'ho detto anche prima, economicamente, se non hai alle spalle un capitale economico tuo, dipendi dall'uomo che ti mantiene, ancora oggi è così naturalmente, però forse si trova di più un lavoro per una donna oggi, al tempo, poi tanti piccoli compromessi. I compromessi, secondo me, qui vedo tante signore, molte saranno
accompagnate, sposate, eccetera, i compromessi in un matrimonio, in una coppia, si devono fare, se no le cose si spaccano. Allora se ne dovevano fare, penso io, un po' di più. Penso io. Beh, il matrimonio non duravano, infatti, per quello. Se c'è uno che comanda. Perché la donna era quella che ci rimetteva di più. Però anche oggi non è che ci rimetta di meno per tre femminicidi. E questi recreazioni, ci sono nello stereotipo anche della donna, della femmina, cioè anche le ragazze, cioè, non si sentono belle, libere, indipendenti, come ci sentiamo noi adesso, donne mature. Cioè, c'è una regressione, quello che voglio dire. Ah, quello sì. La storia delle lavandaie, io me le ricordo, che andavano giù da via Sabotino, che adesso è chiuso il canale, proprio lì c'era la scala, che andavano giù queste donne, noi bambini, poi c'erano i bimbi che facevano, i ragazzini, no? Si buttavano nel canale con i vigili che levavano, fischiavano, e loro venivano su, si nascondevano dietro le sotane delle donne che erano lì a lavare. Infatti la mamma delle due protagoniste, Carmen e Irma, è una cosa che ho vissuto, che è un personaggio importante, io non lo nomino mai perché ci sono tanti personaggi molto delicati anche nei romanzi, ma insomma dovrei parlarne in eterno, ma la mamma è una lavandaia, quindi proprio lei andava a lavare nel canale di Reno. Quando si pensa all'acqua del canale, l'acqua gelida, era pulita, forse era più pulita che adesso, sì, non lo so. Però era una vita pura. Pensarci che facevano i bucati in testa, è una cosa veramente, eppure lo facevano, no? Tutti andavano giù, quella pulita via, all'inizio di via Sabotino c'è ancora, è murato, ma sotto c'è la scala. Difatti la caserma rimane, il livello della strada rimane a metà delle finestre. Certo, si ammalavano anche di più, chiaramente grazie al cielo siamo migliorati in tante cose, ma lo sai, c'è sempre il rovescio della medaglia. Comunque. Bene, allora io direi che se non ci sono altre domande, c'è qualcuno che deve chiedere ancora? Ecco, prego, prego. Io vorrei sapere che cosa intende come bomba del cavaticcio. Cosa? Ah, la bomba del cavaticcio. Sì, beh, durante la... c'è un motivo per cui mi fai questa domanda o in generale? No, si sa che, diciamo, cade una bomba nella zona, non proprio sul cavaticcio, esatto, ma lì vicino, e le persone che erano scappate dal rifugio morirono tutte per la risonanza dell'aria, quindi non per la bomba in sé. È via Leopardi, è dall'altra parte di via Marconi, sì. C'è la lapide che ricorda questa bomba che si infilò all'interno della presa d'aria del rifugio. E furono il risucchio dell'aria. E c'è un capitolo particolarmente intenso in cui il ragazzino cerca il papà di un amico dentro il cavaticcio. Anche lì mi è stato narrato perché... Quello è un fatto proprio vero, uno dei fatti più tragici. Sì. Però anche queste cose vanno ricordate, secondo me, fanno parte del nostro vissuto. Basta, avete altro? C'è qualche altra... Sa che loro l'hanno già letto. Sì, infatti. Ormai riesce da loro. Forse anche bene. Sì, io ce l'ho. Allora, dunque, noi vogliamo ringraziare intanto per essere stati presenti. Vi vogliamo invitare a rimanere ancora un pochino con noi perché abbiamo un bicchierino di vino, giusto per stare un pochino in compagnia. La nostra scrittrice e il nostro editore rimangono ancora un pochino con noi qui per il film a copia, quindi se avete ancora delle domande da fare liberamente, anche privatamente,